Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale Let's Talk About. In questa piccola parte del mio canale vorrei trattare dei prodotti che io considero tra i migliori che ho potuto sperimentare nella mia carriera e soprattutto nella mia vita quotidiana. I prodotti in questione sono i prodotti di Nova Estetica Specialistica, che è un franchising meraviglioso per cui io tra l'altro lavoro, ma non vuol dire niente. Io ci tengo a precisare che se non fossero prodotti validi, come è già successo in alcuni posti in cui io ho lavorato, comunque non avrei neanche speso parole positive per trattare i prodotti in questione. Ovviamente se parlo con voi di questi prodotti vuol dire che io ci credo davvero, li ho potuti testare sia su clienti sia su persone che non erano clienti sia su me stessa, e quindi sono molto sicura di quello che dico, perché ovviamente un prodotto che viene recensito deve essere sicuramente provato prima. Bando alle ciance, vi faccio subito vedere il primo prodotto di questa linea spettacolare. Allora, ovviamente torniamo dall'estate. Sicuramente la nostra pelle è stata esposta a tutti gli agenti atmosferici possibili e inimmaginabili, del vento, del sole, della salsedine, dell'acqua, di tutti i tipi presenti sull'atmosfera terrestre. Quindi giustamente povera pelle in questo periodo, soprattutto in settembre, ottobre, novembre, deve essere dedicato molto più tempo alla sua cura quotidiana. Oggi vi voglio parlare della maschera Luxury a base di bava di lumaca. Chi mi segue sa perfettamente quanto io ami utilizzare la bava di lumaca sulla pelle. In questo caso specifico la maschera Luxury, che è una maschera per tutti i tipi di pelle, soprattutto per un fattore riepitelizzante, è bene che io vi indichi quali ingredienti contiene all'interno del proprio INCI. In cima alla lista abbiamo la bava di lumaca, dopodiché abbiamo acido glicirretico, aloe vera e calendula. Chi si intende un po' di estetica sicuramente avrà già capito che tipologia di maschera è. Per chi invece non si intende, ma comunque è un po' curioso, vi dico subito che cosa vuol dire questo INCI. Parliamo del mio ingrediente più amato, ovvero la bava di lumaca. La bava di lumaca è ovviamente estratta senza creare danno. Proviene appunto dalla Erix aspersa, che è la lumaca più popolare e più diffusa in tutto il nostro emisfero. Questo elemento in realtà è conosciutissimo sin dall'antichità, non abbiamo scoperto nulla di nuovo noi del nostro mondo. La bava di lumaca contiene tantissimi principi attivi che sono utilissimi al nostro sistema cutaneo. Innanzitutto contiene allantoina, che riesce da sola a stimolare tutto un turnover cellulare, quindi sostituisce le cellule morte con quelle più vive e più giovani, stimola la proliferazione dei cheratinociti e quindi ti dà un effetto veramente rimpolpato e di pelle completamente nuova. Contiene inoltre acido glicolico e acido lattico, effettua quindi un'esfoliazione molto dolce della pelle e ne va proprio a rinnovare la parte più superficiale, che è appunto lo strato corneo. Contiene anche collagene ed elastina, che sono due elementi che sono già contenuti nel nostro strato epidermico, però ovviamente con il passare del tempo, con maltrattamenti e insulti alla nostra pelle, la qualità di questo collagene e di questa elastina viene un pochino meno, e quindi noi dobbiamo veramente aiutare la nostra pelle dall'esterno, per quanto lei non sia progettata in realtà per accogliere principi attivi dall'esterno, perché ricordiamoci sempre che la pelle è proprio un vero e proprio organo che ha il compito di proteggerci da tutto ciò che noi abbiamo all'esterno del nostro organismo. La nostra pelle è molto molto difensiva e quindi bisogna un po' giocare d'astuzia. Il secondo ingrediente che abbiamo nella nostra meravigliosa crema è l'acido glicerretico. Questo acido deriva dalla pianta della liquirizia, che è una pianta molto diffusa in realtà da noi, l'unico elemento in tutta la natura che aveva una prestazione migliore del cortisone, quindi pensate, topico. E ha delle proprietà altamente antinfiammatorie, altamente antibattericide, e quindi è in grado, oltre ad esfoliare l'epidermide, di contrastare un po' l'effetto dei batteri. Allora, il terzo e il quarto ingrediente sono rispettivamente l'aloe vera e la calendula. Tutti e due questi elementi ovviamente sono molto molto importanti dopo un effetto di esfoliazione come fa la bava di lumaca e l'acido glicerretico. Quindi abbiamo due fattori importantissimi in questa maschera. Il primo di esfoliazione di turnover cellulare, il secondo ovviamente che si è fatto un po' un danno, tra virgolette, passatemi il termine, che più che un danno è un beneficio per la pelle, si va un po' a lenire, quindi aloe vera che è per eccellenza l'elemento più lenitivo che c'è sul nostro pianeta, e la calendula che come sapete tutti ha degli effetti calmanti. Questa maschera è ideale per tutti
tipi di pelle, dalla pelle acneica a quella più sensibile, a quella mista, a quella senescente. Gli effetti sono molteplici, nutre e idrata, rigenera completamente l'epitelio, esfoglia dolcemente, purifica, ha una fortissima capacità antiossidante. Cosa vuol dire? Previene l'invecchiamento cutaneo andando un po' a combattere i radicali liberi, che sono poi tutto ciò che rende più predisposta la nostra pelle ai cambiamenti peggiori che possano esserci. Come si applica? Dopo una detersione completa del viso si fa una leggera esfoliazione con degli scrub molto dolci, anche perché, come vi dicevo, questa crema è specializzata nel riepitelizzare la pelle. Si applica su tutto il viso, compreso il collo e il décolleté, si lascia in posa 15 minuti, dopodiché si sciacqua bene il viso con un panno in microfibra piuttosto che con delle spugnette e mettete la vostra crema. Apro e chiudo parentesi, tutti i prodotti che io scriverò di Nova Estetica Specialistica non vengono venduti in commercio, perché sono così specializzati e così specialistici per alcuni tipi di pelle che bisogna prima fare un check-up della propria pelle per poter valutare se effettivamente un prodotto del genere può essere tollerato bene dalla pelle. La classica domanda che mi fanno spessissimo: che differenza c'è tra un prodotto di Nova Estetica Specialistica e un prodotto qualunque? Il prodotto qualunque, che può essere dai 10 euro ai 200 euro e chi spende anche di più, semplicemente per il fatto che se voi lo trovate su uno scaffale di una profumeria, se lo trovate su uno scaffale di un supermercato o di un negozio, è ovvio che, essendo a largo consumo, l'azienda si deve tutelare e mettere un principio attivo piuttosto leggero nella propria crema. Poi ovviamente fa tanto il packaging, fa tanto la marca, fa tanto la texture. Ad esempio Chanel, Dior, Guerlain sono delle marche che giocano tanto su questo marketing, però se vai a proprio vedere l'inci della crema, ovviamente è abbastanza povero. Al contrario, se trovate dei prodotti specialistici, quindi specializzati nella cura di una pelle, qui si parla proprio di terapie, passatemi il termine, di autocure domiciliari, ovvio che il principio attivo è molto molto più alto di quelle in commercio e non possono andare bene per tutti. Invece tutti i prodotti che sono specialistici hanno bisogno di uno, un check-up di una pelle; due, diagnosticare veramente l'inestetismo della pelle in questione; 3, si può parlare allora di indicare un tipo di crema di estetica specialistica avanzata. Molto bene ragazzi, il video è terminato. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando al mio canale, se non siete iscritti andatevi subito ad iscrivere. Ci vediamo al prossimo video con tantissime novità. Vi mando un bacione e let's talk about!